A tutti una cordiale buonasera. Calcio, quattro squadre italiane sono già proiettate verso gli impegni del mercoledì di Coppa Europea. Quando il Milan affronterà a Bruxelles il Mechelen per la Coppa dei Campioni, la Sampdoria ospiterà gli svizzeri del Grasshoppers per la Coppa delle Coppe, la Juventus sarà impegnata in trasferta contro l'Amburgo, la Fiorentina giocherà a Perugia con i francesi dell'Auxerre per la Coppa UEFA. Intanto Milan in vetta alla classifica della Serie A, Napoli a due lunghezze, lontane a 7 punti dal Milan, Inter, Juventus e Sampdoria. In coda precaria la situazione dell'Ascoli che pure ieri ha fatto tremare il Milan a San Siro. I marchigiani hanno 16 punti, Cremonese e Verona sono a quota 19, Cesena e Udinese ne hanno totalizzati 20. In Serie B Torino e Pisa in vetta con 36 punti, ma vediamo i gol della domenica in Serie A. La regia può far partire il servizio. Milan in difficoltà con l'Ascoli come ormai le capita di frequente. In vantaggio i marchigiani, che non vincono più da quando inflissero l'ultima sconfitta al Milan, al terzo della ripresa quando Zvetkovic approfitta di un malaccorto passaggio di Tassotti a Pazzagli. 4 minuti dopo il pareggio del Milan, tiro di Salvatori, respinto da Lorieri, riprende al volo di Piatto Stroppa, forse il migliore rossonero, e pareggia. Al 19esimo il gol della sofferta vittoria, discesa di Tassotti che triangola con Simone, subentrato a Fuser, e gol dell'ex Comasco, 2-1. Ping pong di emozioni fra San Siro e San Paolo, dove il Napoli va in vantaggio sul Genoa in apertura di ripresa e aggancia il Milan. Il gol è di Francini. Ma quando i rossoneri hanno già rimontato, pareggia il Genoa con l'uruguaiano Ruben Passe lanciato da Signorini al 35esimo. All'ultimo minuto, quando il Milan ha già vinto, vince anche il Napoli con un gol di Zola, 2-1. Secca sconfitta dell'Inter, mentre Samp e Juve pareggiano 0-0, le inseguitrici non inseguono più. Al Flaminio la Lazio va in vantaggio con l'uruguaiano Ruben Sosa che trasforma un rigore decretato dall'Anese per un intervento di Malgioglio sullo stesso Sosa. L'Inter pareggiava momentaneamente poco prima della fine del tempo, grazie a Mandorlini che risolveva in mischia davanti alla porta di Orsi. Bella l'azione del secondo gol laziale al quinto della ripresa con Sergio, Sosa, Amarildo e Pinne, che con un preciso diagonale dava alla Lazio la meritata vittoria, 2-1. La Roma torna al successo e inguaia il Lecce, finora imbattuto sul suo campo. Va in gol Gerolin, ben lanciato da Di Mauro al settimo. Raddoppio di Feller al 12esimo sul lungo rinvio di Cervone favorito dal forte vento. Feller controlla in area e batte Terraneo. Al 40esimo per un contrasto fra Conti e Benedetti l'arbitro Beschin assegna il rigore a Lecce. Tira Pasculli e Cervone para salvando il risultato e annullando il quarto rigore stagionale. Il Bari resta fuori della zona pericolosa rimontando 2 gol a Cesena dove i romagnoli erano andati in vantaggio al secondo con un gol di Esposito. Proprio allo scadere del primo tempo il Cesena raddoppia con Domini, autore di un'ottima gara e pronto a ribattere una respinta di Mannini su tiro di Turchetta. Nella ripresa, dopo che il Cesena ha fallito clamorosamente il terzo gol, Maiellaro batte una punizione malamente respinta da Rossi e Losetto accorcia. Al 22esimo un altro intervento impreciso di Rossi provoca una mischia con salvataggio di Piracini e definitivo gol di Maiellaro, 2-2. Rilancio del Verona a spese dell'Udinese e zona retrocessione in fermento. Il Verona in vantaggio al 26esimo quando Longhi assegna il rigore per un intervento di Sensini su Gaudenzi, trasforma Magrin. Raddoppio quasi immediato alla mezz'ora. Imposta Magrin, prosegue Pusceddu, sul cui cross Gaudenzi devia molto bene di testa. 2-0. Domenica ricca di affermazioni per lo sport italiano. Nell'atletica spicca la medaglia d'oro nei 200 piani conquistata da Sandro Floris agli europei indoor di Glasgow in Scozia. Il 23enne velocista sardo ha vinto in 21-01 davanti al favorito il bulgaro Antonov e il francese Mary Rose. Argento nella 5 km di marcia per Giovanni De Benedictis e argento e bronzo nella 3 km pure di marcia femminile rispettivamente per la Salvadore e la Sidoti. All'Ori che si aggiungono all'argento già conquistato sabato da Pavoni nei 60. Sulle nevi di Vaison-A in Svizzera nello slalom speciale di Coppa del Mondo di sci gli italiani hanno piazzato ben 5 uomini nei primi 11 classificati. Il migliore dei nostri, Alberto Tomba, è ritornato sul podio in Coppa dopo la frattura dei mesi scorsi con un brillante secondo posto. La prestazione di squadra è stata completata dal 5° posto di Ladstetter, il 7° di Spampatti, il 10° di Polig e l'11° di Moro. La Coppa del Mondo è stata di fatto conquistata da Zurbriggen, quella di speciale da Bittner. A Calgary, in Canada, prima vittoria in una discesa della Coppa del Mondo di Bob a 2 per gli italiani Gunther Huber e Michele Russo, che hanno preceduto di un secondo i canadesi Laurie e LeBlanc.
Con il terzo posto, conquistato in coppia con Smuk, il tedesco federale Christian Schäbitz ha vinto la Coppa del Mondo della specialità con 162 punti. Situazione estremamente fluida nel campionato di basket a 6 giornate dalla conclusione della stagione regolare. Il punto sulle immagini del successo delle riunite nel derby con l'Arimo. Solo una squadra su 32, l'Irgedesio già condannata alla 2 ed ancora senza vittorie, non ha nessun obiettivo se non quello di conquistare almeno un successo stagionale. In A1 la Scavolini continua la sua galoppata solitaria, inseguita a 4 punti da Knorr Bologna e Ranger Varese. I pesaresi non hanno avuto problemi nella capitale, trascinati davanti a 15.000 spettatori, da Cook e Day in giornata super contro un messaggero limitato dalla giornata oscura degli americani Ferry e Shaw e dalle precarie condizioni di Gilardi e Lorenzon. Agile anche la fermazione della lanciatissima Virtus Bologna contro la Viola, cui non basta il solo Caldwell, confermatosi comunque leader dei marcatori con 38 punti. Vittoria di misura invece per la Ranger contro una Benetton priva di Dengay, oltre che di Villalta. Si rilancia Milano nella lotta per i playoff dopo il fortunato remake della finale scudetto contro Livorno. Stratosferico McAdoo, 43 punti. In coda Firenze torna a sperare nella salvezza dopo essersi aggiudicata per 9 punti il fondamentale derby con Montecatini. Determinanti da una parte il miglior Anderson che si ricordi, 35 punti ed una marea di rimbalzi ed assist per i compagni, e dall'altra la precoce uscita per infortunio del gioiello Mario Boni. In A2 lotta ristretta a 4 squadre per la promozione diretta e l'accesso ai playoff. Ipifim e Stefanel guidano dopo i successi interni su Arese e Sassari, ma Glaxo e Garessio incalzano a 2 lunghezze. Sul fondo importante successo della Mar Rimini che allontana la Serie B. È il Corime Livorno la sesta squadra che parteciperà ai playoff di rugby. Con il successo sul Petrarca Padova i toscani hanno un vantaggio incolmabile, 6 punti sui patavini che restano clamorosamente fuori dalla lotta per lo scudetto a 4 giornate dal termine della prima fase. In A1 dunque è ormai tutto deciso, mentre in A2 la capolista Pastagioli Tarvisium appare in difficoltà e dopo la sconfitta di Paganica da parte del Cogepa ha solo 2 punti di vantaggio su Savino Ceto e Partenope Napoli. Nel campionato di A1 restano da definire le prime posizioni di classifica. La capolista Benetton Treviso ha travolto il Brescia dimostrando di essere in ottime condizioni e conservando 3 punti di margine sulla CZ Cagnoni Rovigo che ha battuto la Scavolini L'Aquila. Le immagini si riferiscono a questa partita. I rodigini in maglia rosso-blu hanno realizzato 5 mete molto belle, 3 con Ravanelli e 1 ciascuno con Small e Venturi, e il regista Bota si è messo in grande evidenza nelle azioni alla mano. La Scavolini, che ha giocato bene solo a tratti, è scivolata al 4º posto. Al 3º è rimasto solo il Mediolanum, che ha vinto in modo convincente a Roma con l'Unibit. 5º il Rani Allum Sandonà, che ha sconfitto a Calvisano il Nutrilinia ed è distanziato di 1 sola lunghezza dalla squadra aquilana. Secondo anno di professionismo per i corridori sovietici dell'Alfa-Lum STM che schiera i confermati Konishev, Ivanov, Ugrumov, Chmil, Uslamin, Golovachenko, Yarochenko, Zdanov e i nuovi Abdujaparov, Klimov, Saitov, Sumnikov, Trubin e Bankin. Dunque maggiori ambizioni dopo il primo rodaggio per il presidente Mike Bruschi. Sì, il primo anno ci è servito per capire un attimino come potevano inserirsi nel mondo dei professionisti. Una cosa chiarissima è che a noi mancavano i velocisti. Primo Franchini insieme a Giovanni hanno fatto di tutto per avere i migliori a disposizione e credo che con quei nomi lì sicuramente avremo una squadra più divertente dell'anno scorso. Per Primo Franchini dunque aumentano le possibilità tattiche di impiegare i corridori sovietici. Per noi diventa un compito difficile perché non dimentichiamo che noi quest'anno nell'89 che abbiamo appena passato la nostra squadra ha vinto la Miraglia d'Oro, vuol dire che ha avuto un riconoscimento, non dico neanche come meriti di risultati, ma come meriti sportivi, meriti di coraggio che ha avuto questa azienda, l'Alfa-Lum, affrontare questo Est portandolo, cioè aprendo questa porta. E questo qui per noi è stata una grossa situazione perché hanno scoperto dei valori che noi non ci pensavamo neanche più, cioè al di fuori del ciclismo. Allora non dobbiamo deludere questa gente che ci ha scelto e senz'altro dobbiamo fare meglio.
calcio, niente campionato, niente Coppa dei Campioni e forse niente mondiali per il brasiliano Romario in forza al PSV Eindhoven, la squadra olandese che mercoledì in Coppa Campioni affronterà in trasferta il Bayern di Monaco. Romario ha riportato una frattura alla gamba destra in uno scontro di gioco avvenuto nella partita che il PSV ha vinto per 9-2 col Den Haag. Il giocatore brasiliano, capocannoniere della Serie A olandese con 22 gol, vediamo proprio le immagini dello scontro di Romario, è stato atterrato da Marco Gentile, 21enne cugino dell'ex terzino della Juve e della nazionale italiana. Ora rischia 6 mesi di riposo assoluto, anche se si spera naturalmente di recuperarlo per Italia 90. Vediamo ancora le immagini dell'infortunio. È costato molto caro al giocatore brasiliano Romario. Conoscere le regole del calcio e ripassare la storia dei mondiali. Il Dipartimento Scuola Educazione ha varato un programma, Le regole del gioco, il calcio, 10 puntate in onda il martedì da domani su Rai 3 dalle 13.30 alle 14. Conduttori Maria Teresa Di Furia e Gianfranco De Laurentiis. Ha detto il presidente della Federcalcio, prendendo parte alla presentazione dell'iniziativa, ha detto Mattarese, in Italia molti amano il calcio, ma pochi ne conoscono le regole, spesso le esasperazioni degli animi dei tifosi nascono proprio da questa lacuna, quindi un'iniziativa che vuole essere uno strumento di conoscenza. In chiusura vi ricordo l'altro appuntamento quotidiano con lo sport subito dopo il TG2 delle 19.45. Dunque a più tardi, arrivederci.